Bella raga, benvenuti sul canale Fiddlesticks. Siamo sul PBE e il rework di Fiddlesticks è finalmente arrivato, quindi possiamo vederlo in anteprima assoluta qua sul PBE. E, ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina delle notifiche e mettete un sacco di like a questo video. Il nuovo Fiddlesticks è arrivato, è fighissimo, guardatelo qua. E adesso lo vedremo un po' ballare e fare le sue cose. E niente, è una roba stupenda. Cioè, ma guardate che bomba. E vabbè, mettete raga tantissimi like. Ho avuto la fortuna di riuscire ad iniziare questo game. Credo di essere tra i primi al mondo. Sto giocando adesso che sono le 10 e un quarto. Quindi sono sinceramente credo tra i primi al mondo a giocare. E quindi è andato tutto bene. E vi ringrazio un sacco a tutti coloro che mi hanno aiutato a fare questo gameplay e che hanno dato la loro disponibilità a partecipare, anche se non siamo riusciti a farlo insieme. Raga, vi ringrazio un sacco, domani ne rifaremo un altro ovviamente, tutti insieme, per festeggiare il nuovo Fiddlesticks che è appena arrivato. Allora, iniziamo un po' a parlare di Fiddlesticks. Come vedete, no, non ho preso gli item. Come vedete, che brutto inizio. Come vedete, Fiddlesticks non ha le ward, ma ha Scarecrow effigy. Ovvero, ogni volta, invece di piazzare delle ward, noi piazzeremo delle copie di noi stessi. Praticamente questi possono essere attivate dai nemici che si avvicinano. E adesso vedremo in azione la W. Ok, bene. Questa prima clear sarà terribile perché non ho avuto la leash perché mi sono dimenticato gli oggetti, ma non è un problema. Riattiviamo la W, che vi ricordo che è ad area. La nuova W di Fiddlesticks è ad area. E ora faremo il red e poi passeremo ai lupi e dopo il blu. Il blu e il Gromp. Ora iniziamo un po' a parlare di Fiddlesticks. Allora, praticamente al posto delle wards, nella passiva, ha delle effigi, delle copie. E va bene. Intanto questa è la E e questa è la W, che come vedete è ad area. Ok? Quindi colpiamo più nemici contemporaneamente e assorbiamo la salute. Per questo motivo riusciremo a pulire i campi della giungla abbastanza bene. Questa è la E invece, che è uno skill shot, come vedete, che ha abbastanza range, tra parentesi. E questo skill shot ci consente... Ah, mi ha rubato il blu. Che sfiga. Questo skill shot ci consente di silenziare i nemici al centro della lama e di rallentare gli altri nemici, quelli che colpiamo con l'altra parte della lama. Noi cerchiamo di pulire questo campo, perfetto. Adesso abbiamo anche il Fear e quindi potremmo con la nostra Q. Ok, abbiamo spaventato il coso. Perfetto, allora possiamo cercare di gankare qua in realtà. Ok, non più e a questo punto continuiamo a pulire il nostro scatolcrab. Allora, oltre alla W che fa, che è praticamente un drain che assorbe la salute dei nemici, e la E, però questa volta lo fa ad area, mentre prima non era ad area, e la E, che è questa falce, no? Che abbiamo visto, questa raga è la ward, che come vedete è una copia di Fiddlesticks. Assurdo, ma è così. E una parte della passiva è praticamente il fatto che se Fiddlesticks non è visto dai nemici, qualsiasi abilità spaventa il nemico. E se noi colpiamo un nemico spaventato con... Ok, se colpiamo un nemico spaventato, ho dovuto prendere una stacca di Dark Harvest. Se colpiamo, vi dicevo, un nemico spaventato con la nostra Q, invece di spaventarlo gli facciamo il doppio del danno. Allora, spaventiamo questo e cercherò di andare... Ah! Yasuo non mi è venuto ad aiutare. Yas,
help next time. Ok. Ok. Va bene, allora continuiamo, prendiamoci la Stalker's Blade e una pink e vediamo che succede anche quando mettiamo giù le pink. Credo che per ora le pink siano siano tutte, cioè siano uguali. Quindi vi dicevo che quando colpiamo un nemico con la Q, si è stato già spaventato, invece di spaventarlo un'altra volta gli facciamo il doppio di danni, ok? Uff. Mi sa che non riusciamo a beccare Kane. Ok. E dobbiamo, mi devo ricordare di non spammare la W perché se la premiamo più di una volta disattiviamo il channel, ok? Andiamo a cercare di aiutare questa mamma mia, povera Vayne. Stiamo prendendo delle stacche di Dark Harvest, puliamo la wave un po' in questo modo, ci pigliamo anche un po' di esperienza. Quindi praticamente la Q spaventa sempre, a meno che il bersaglio non sia già spaventato. Ci siamo presi un po' di esperienza, che male non fa. Adesso andiamo a farci, continuiamo a farmare perché noi vogliamo arrivare, siccome stiamo giocando Fiddlesticks, il nostro scopo è sostanzialmente arrivare al livello 6 e poi iniziare a gankare veramente tanto. Quindi puliamo, la clear è ottima con la W, è una roba spaventosa, specialmente dei campi ad area. Nella prima clear non li ho fatti, ma forse si può iniziare a pensare di utilizzare la W e fare la clear anche dei campi numerosi, mentre prima non era una cosa che Fiddlesticks faceva perché appunto la sua W non colpiva ad area. Maxiamo quella ovviamente. Siamo a livello 5, fra un po' arriviamo a livello 6. Voglio prendere assolutamente questo secondo blue buff. In top stanno facendo un macello, ma vabbè, siamo nel PB, è normale. E vorrei gankare, ma prima di gankare vorrei anche avere il livello 6 magari. Siccome, o almeno avere più mana. Siccome adesso spawna il nostro, ok, blue buff, ci facciamo il blue buff e poi ganchiamo. Attenzione che lui viene qua. L'abbiamo ucciso e ci abbiamo il livello 6. E cerchiamo di prenderci il blue buff e poi magari ganchiamo da qualche parte con la nostra R, perché finalmente ce l'abbiamo. La R non è cambiata rispetto a prima, è la stessa. Allora, prime impressioni, la clear è ottima, veramente ottima, dei campi ad area. Degli altri non molto, ma dei campi ad area la clear di Fiddlesticks è ottima. Allora, andiamo qua. Ok, via da qua. Attenzione, non facciamoci uccidere. Vorrei tanto attivare il drain, ma mi sa che è meglio che recollo, perché sono un po' basso in salute. Recolliamo. Allora, quindi fatemi leggere bene la passiva della Q, perché non sono sicuro di averla capita bene. Intanto facciamo così e ci prendiamo un'altra di queste. E non possiamo prendere le Oracle Lens. Non possiamo prendere le Oracle Lens con lui. Vabbè, una cosa da tenere a conto. La passiva, se Fiddlesticks, se le... Ok, quindi praticamente qualsiasi spell di Fiddlesticks ha la potenzialità... Allora, possiamo spaventarlo, quindi non ci dobbiamo... Non dobbiamo aver paura. Ok. Vieni qua. Ok, ci facciamo
questo campo. Perfetto, l'ultima tick, sapete che la W va a tick, no? Quindi fa danno al secondo, e diciamo che l'ultima tick, quindi l'ultimo secondo di danno, fa danno in base alla salute mancante. Ok, quindi meno salute ha l'obiettivo, più danno facciamo. Mentre la E fa danno in base alla salute, corrente, mi sembra. Quindi è meglio utilizzarla all'inizio. Ok, adesso vorrei gankare bot. Prima di farlo ci facciamo i lupi, perché siamo qua. E i campi ad aria, raga, sono i campi perfetti per Fiddlesticks, come vedete. Io come rune ho preso il Dark Harvest in questo momento, per questo game, ma vedrò se prendere qualcos'altro in futuro. Dark Harvest mi sembra che non sia male. Allora, io potrei fare una bella gank con la Crowstorm, ma mi sa che... Eccoli, eccoli, eccoli. Arrivo in range. Ah no, cazzo, quella era la copia deficiente. Vabbè, ho sprecato la ulti. Allora, il range della E è interessante intanto. A questo punto andiamo mid. E ricordiamoci di spaventare con la Q. Spaventare Z con la Q e poi utilizzare la... Perfetto, kill presa. Non so se avete notato, ma praticamente la nostra W non viene cancellata dalla ulti di Z. Quindi anche quando un nemico è intargettabile, noi comunque continuiamo a fargli danno. Ho interrotto la W. Ok, adesso no. In realtà non credo sia una buona idea. Infatti non è. Ok, mettiamo un'effigie qua, che adesso è diventata Pink Ward, non so se avete visto. Difendiamo intanto la mid lane. E con la W sembra che facciamo più danni ai mostri della giungla che ai minion. E questo avrebbe senso se vogliono piazzare Fiddle specialmente in giungla. Ok, continuiamo a pulire. Perfetto. Allora, devo dire che per ora mi sta piacendo abbastanza. Sembra anche abbastanza equilibrato come champ al momento. E, ovviamente non significa che è il primo game che ci faccio, quindi è normale che non sia nemmeno troppo bravo ad utilizzarlo. Uff, questo è molto male. Se spingono forse possiamo fare qualcosa, forse. Purtroppo siamo morti, ma pensavo che Varus mi seguisse. Ah, vabbè, non è successo. Allora, bisogna stare attenti. Però la Zonias, ovviamente, prossimo item subito. E io sto maxando la W e poi ho iniziato a maxare la Q. Ma mi sa che forse potrebbe essere il caso di maxare la E. Ah no, è la Q che fa danno in base alla salute corrente del bersaglio. Quindi la Q fa danno in base alla salute corrente del bersaglio. Per cui volete utilizzarla, è meglio utilizzarla all'inizio del fight, quando il bersaglio ha molta salute. La W invece, l'ultima tick della W, fa danno in base alla salute mancante del bersaglio. E quindi è meglio utilizzarla alla fine. Ok, come avete visto, se non sono visto e non sono in combattimento, qualsiasi abilità spaventa. Ed è per questo che le effigi di Fiddle sono molto molto utili, perché ci consentono di capire se siamo... se i nemici hanno visione su di noi oppure no. Allora, spaventiamolo, utilizziamo la E e poi la W. Dovrebbe essere morto, perfetto.
Mettiamo un effigie qua. Ecco, vedete, rileva le ward nemiche. Noi sappiamo che qui c'erano ward. A questo punto andiamocene però. No, sto facendo un video, quindi non posso arrendermi. Allora, spaventiamolo. Ho tentato di salvarlo, ma non è stata una buona cosa. E purtroppo abbiamo il top laner che è molto molto fiddato, e anche no, il top laner sostanzialmente, anche la bot lane è molto fiddata, quindi è un game un po' tosto. Però stiamo provando Fiddlesticks, il nuovo Fiddlesticks, il rework, ed è una roba molto molto figa. Voglio assolutamente fare un altro video con voi domani mattina verso le 10:30. Ma questo intanto è assolutamente, cioè, ho l'occasione di giocarlo, uno tra, credo veramente uno tra i primi al mondo che ha l'occasione di giocarlo, quindi. Allora, non capisco bene come funziona, cioè qual è il range, ok, il range è questo. Non sono riuscito ad utilizzare mai la ulti bene al 100%, spero di riuscirci, ma non è che sia facile. Perché loro sono veramente... Siamo in una situazione in cui loro ovviamente hanno un vantaggio molto grande su di noi. Ok, via da qua. No, c'ho ancora 7 secondi per la... Allora, la Q ha un cooldown abbastanza lungo, quindi forse è giusto maxarla per seconda. Grande Yasuo. Perfetto, una bella double kill. Adesso andiamo bot lane a questo punto e cerchiamo di gankare Aphelios. Non era lì. Comunque il rework visuale secondo me è ottimo, davvero. È veramente ottimo. Dobbiamo andare a difendere qua. Anzi, prima mi faccio questo e poi vado a difendere. Ok, quindi io credo che se utilizzassi la E per ingaggiare i campi e poi la Q, probabilmente farei molti più danni ai campi, perché utilizziamo la passiva della Q, per cui se colpiamo un bersaglio spaventato gli facciamo il doppio del danno. Non ho la ulti e Wukong è molto molto fiddato, quindi dobbiamo stare attenti in realtà. Qui non ci sono ward. No, c'è una ward in realtà. Via da qui. Ok. Attenti che c'è... In realtà lui è un po' posizionato male. Qualcuno mi aiutasse, potremmo fare qualcosa, ma niente. Metto una pink qua. Ok. Il silence. La R non è partita. Ok, l'abbiamo spaventato. Riusciamo a ucciderlo? Drain. Forse sono salvo. Sono salvo, bene. Il drain, ma abbastanza salvato. Non siamo riusciti a prendere la kill su Jax, mannaggia. Allora, adesso come se, ovviamente come secondo item ci facciamo la Zonias. Ok. Guardatelo come sta quando sta fermo. Fa la sua classica posa a T. E allora, adesso andiamo giù e cerchiamo di... Non di fermarlo, ma almeno di... rendergli la vita un po' più difficile di quello che è. Ok, credo Yasuo ce l'abbia. Sì, Yasuo ha preso la kill, bravissimo.
Allora, ovviamente io vorrei prendermi questo blue buff prima che me lo rubino. Ok. Qua c'è Kane. Ok. Credo che sia... No, non senza credo. È blue Kane. Ok. Fra 8 secondi ho la ulti. Bene. La del nostro spaventapasseri ci dà visione. Oh, che bella ulti, Varus. Io posso intervenire con una mia ulti se c'è bisogno. Ma dobbiamo andare mid a difendere in realtà. Varus si è fatto beccare. Allora. No, no, no. Dobbiamo continuare a giocare. Voglio assolutamente capire meglio le potenzialità del nuovo Fiddle. Tanto farmiamo un po', che male non fa. Vorrei sicuramente continuare a farmare un po' da queste parti, ma come sapete, come potete immaginare, è abbastanza rischioso. Infatti c'è Aphelios, c'è Zed, sono tutti qua. Flash. Non potevo fare più di quello, purtroppo. Oh, i danni quanti sono? 225 più 72, non molti. Ok. Silenziato con la parte centrale della nostra E. Il farming, gli autoattacchi, il farming più lento della storia. Ok, allora come facciamo a... Io ho un po' paura di andare a farmare, sinceramente, perché qui poteva esserci un onward, non c'era. Te prego, fammi farmare. Vabbè, non mi fai farmare. Ho capito. Stanno facendo il Baron. Purtroppo hanno fatto il Baron. E niente, noi cercheremo di continuare a farmare un po', cosa che non è molto facile. Purtroppo Jax ha preso completamente in mano il game. Jax e Wukong specialmente nella botlane. Cosa abbastanza strana, ma ovviamente siamo sul PB e quindi è tutto assolutamente normale. Vabbè raga, a questo punto io vado a prendermi... Anzi, vado a farmare qua a mid. Ci vorrà un po' per abituarsi a giocarlo. Bisogna rendersi conto bene di quali abilità fanno più o meno danni e in che momento, perché c'è la Q che fa danno sulla salute corrente e la W, l'ultima tick, che fa danno sulla salute mancante. Quindi si ingaggia con la Q, poi si utilizza la E, e la R invece fa semplicemente danno, ma bisognerebbe, ecco, utilizzarla per gankare soprattutto, e quindi bisognerebbe cercare di arrivare al livello 6 il più velocemente possibile, no? Si builda ovviamente AP. E si dovrà cercare anche di capire come fare dei giochetti mentali abbastanza buoni con le effigi di Fiddle. Io purtroppo qua non posso far nulla da solo in botlane. Ok, quello era il clone.
Vabbè, raga, Jax è stra-strafildato, cioè proprio praticamente sciotta. Infatti è 10-1. Livello 17, abbastanza normale. Io sono a livello 11 ancora, quindi ci sta. Allora, ci pigliamo il Secret Armguard e vediamo come va. Mi sa che il game è finito qua. Comunque, vi ho portato un gameplay. Abbiamo visto insieme il gameplay di The Rework di Fiddlesticks. Le prime impressioni sono abbastanza un po' così, perché ovviamente è stato un game molto difficile con due lane strafiddate, ovvero la bot lane e la top lane, perciò è difficile già dare un giudizio completo. Facciamo la nostra ultima azione. No, adesso sono troppo fiddati. Però ecco, mi sembra che sia abbastanza equilibrato, che non sia straforte e deve farmare fino al 6. Insomma, questo è il nuovo Fiddlesticks. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Bella!